Quindi buongiorno Ciao Robby, dal genio buon della sabato. Lampada del make up. buongiorno. Allora, oggi vorrei fare una lezione dedicata alle tante donne che ci seguono che però indossano gli occhiali. Certo. C'è un trucco particolare per chi indossa gli occhiali? Bisogna avere delle attenzioni particolari, dai. Bisogna intanto capire che tipo di occhiali si porta, se si è miope, se si è astigmatici, perché chiaramente il tipo di lente ingrandisce o diminuisce l'occhio. Adesso togliamo l'occhiale, così ti do subito delle dritte facilissime, okay. Partendo dal, pensiamo ad un occhio miope, okay? In cui la lente va comunque a creare l'effetto di ingrandimento dell'occhio. In questo caso il mio consiglio comunque è sempre quello, cioè di truccare sempre la palpebra mobile e di non eccedere mai comunque con gli effetti troppo scuri. Infatti stai utilizzando un colore proprio della terra. Un colore della terra, ma come vedi poi ci applico sopra un colore molto chiaro per dare luminosità. Quindi quello che dobbiamo recuperare è luminosità. Quello che invece poi sarà interessante sono le intensità sull'occhio. Quelle allora vengono date dal mascara, dalla matita, dall'eyeliner, da quello che decidiamo che però di utilizzare. Andiamo ad utilizzare, quello nonostante poi dipende, gli occhiali, no? Dipende da quello che vogliamo utilizzare. Per esempio, io in questo caso vado ad utilizzare una matita. Questo occhio blu. Esatto. Poi questa è una matita nera un po' fumé, per cui non andiamo proprio a creare un effetto proprio nero black. Senti, io ti voglio fare una domanda. In realtà una nostra amica che ci segue, che soprattutto segue te e segue i tuoi consigli, mi dice che in realtà ha smesso di truccarsi da un po' di tempo ormai perché ci vede un po' poco, diciamo, da vicino, e quindi vorrebbe evitare, ecco, di fare pastrocchi e ha smesso proprio di truccarsi. Ma possiamo dare un consiglio alla nostra amica Silvana? Guarda, questo segue? È un problema molto comune, Samantha. Allora, i consigli sono due. Il primo è quello di utilizzare, oggi è stato creato un occhiale praticamente che ha una lente sola e che ruota da una parte all'altra del viso. Quindi quando ti trucchi l'occhio sinistro lo metti sulla destra e viceversa, è fantastico, certo. Per cui ci vedi e lo fai. Certo. Altrimenti non bisogna concentrare chiaramente il trucco sull'occhio, ma si va a enfatizzare più sul blush, sulle labbra, tenendo conto ovviamente molto sempre delle sopracciglia e chiaramente lasciare da parte l'occhio su cui si utilizzano colori più chiari. Certo. Passiamo all'applicazione del mascara. Proprio diamo... Velocissimo, non mettete... Allora, c'è un problema per quelle che hanno le ciglia molto lunghe e che toccano la lente a volte. Allora, in questo caso, quello che consiglio, mascara curling, mascara curvante, in maniera che così la ciglia se ne va verso l'alto invece che verso la lente. Certo, mi sembra un ottimo rimedio. Adesso facciamo indossare di nuovo l'occhiale. E la cosa importante a questo punto è andare a ritoccare la sopracciglia, perché come vedi incornicia non solo il viso ma l'occhiale. Ti fa l'effetto pelo anche con questa matita che, come vedi, ha una mina sottilissima, per cui fai effetto pelo e risulta diventa tutto naturale, più naturale. Certo. A questo punto rimane la bocca. Yes, vado a scegliermi il mio rossetto. Ecco qua. Che in questo caso mi scelgo in armonia di colore con l'ombretto. Ok. Eccolo qui. Ed è rosa. E ricordiamoci di applicarlo direttamente in questo modo. Ecco qua. Eccoci qua. Beh, insomma, Robin, con pochi tocchi giusti abbiamo fatto un capolavoro. Il genio della lampada. Ecco perché chiamiamo te Robin. Io ti ringrazio, anche oggi ci hai dato degli utilissimi consigli anche per chi indossa gli occhiali. Io ti aspetto sabato prossimo con altri consigli, d'accordo. Chiaramente.